Allora, Drago, senta, lei, come imputato di reato connesso, per legge, potrebbe anche non rispondere alle domande che le fa il pubblico ministero, la difesa dell'imputato ed eventualmente io nell'interesse della Corte. Lei vuole rispondere Sì, alle domande. Allora, avvertito della facoltà che ha di astenersi dall'essere sottoposto ad esame. Domanda e risponde, intendo sottopormi o essere sottoposto ad esame. Allora vogliamo, lei si chiama Drago Giovanni. Per cominciare devo fare la nomina, No, 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 devo fare scusi. una nomina di un avvocato. Ah, prego. Avvocato Catanzaro del Foro di Roma. Del Foro di Roma. E allora, Ferdinando. si dato che Drago Giovanni nomina suo difensore di fiducia, l'avvocato Catanzaro del Roma. Foro di Roma, presente in aula. Ed allora, lei si chiama Drago Giovanni, Drago Giovanni, nato. nato a Palermo 2964, residente a Palermo. 2964, in atto è detenuto Sì. per altro. Va bene, basta così Allora, Pubblico Ministero, a lei Prima la domanda parola. di carattere generale, se Drago ci può dire se conosce l'organizzazione criminale Cosa Nostra, se ha fatto parte della stessa, da che anno a che anno, e quali erano brevemente i suoi compiti all'interno della stessa organizzazione. Facevo parte dell'organizzazione criminale chiamata Cosa Nostra, ero appartenente alla famiglia di Brancaccio, facente parte del gruppo del mandamento di Ciaculli, facevo parte del gruppo di fuoco. Il gruppo operante sarebbero quel gruppo che segue degli omicidi sotto le decisioni del capomandamento e della commissione. Chi era assieme a lei che faceva parte di questo gruppo di Il gruppo fuoco? era composto da Lucchese Giuseppe, che poi è diventato capomandamento dopo la morte di Puccio Vincenzo, Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Tinnirello Renzino e Tinnirello Antonino detto Madonna, Ciccio Tagliavia, Marino Mannoia Agostino. Questo più che altro è il nostro gruppo, che poi delle volte si univano altre componenti, uomini d'onore sempre, di altre famiglie. Quindi lei può confermare alla Corte, pur senza scendere in particolari, che ha commesso personalmente alcuni omicidi nell'interesse dell'organizzazione Cosa Nostra? Sì, ho commesso diversi omicidi che già ne ho parlato con chi di competenza. E quindi lei ha parlato anche di alcuni omicidi per i quali non era mai stato sospettato? Sì. Va bene, questo come introduzione. Il processo di oggi verte, cioè ha come oggetto l'omicidio di Puccio Vincenzo e l'omicidio di Puccio Pietro, imputato Rina Salvatore. Lei ha avuto un ruolo in questi fatti delittuosi, ci può dire quale? Sì, in questo fatto delittuoso ho avuto il ruolo proprio di informare i miei cugini, Marchese Antonino e Marchese Giuseppe, di fare al più presto questo omicidio di Puccio Vincenzo sito nel carcere del Lucciardone. In sostanza, i fatti, il Puccio Vincenzo dopo la morte di Greco Giuseppe Scarpa ne ha preso il posto, è diventato il rappresentante della famiglia di Ciaculli e capomandamento sotto designazione della commissione. Il Puccio poi è stato arrestato, mentre era arrestato era il Lucchese che dirigeva un po' le file del gioco. Lucchisetto. Lucchisendo, però il Puccio era sempre il capomandamento. Un giorno mi fa sapere, i miei cugini, Marchese Antonino e Marchese Giuseppe, mi fanno sapere tramite Marchese Gregorio, fratello di quest'ultimi, di stare attento a Marino Mannoia Agostino, di guardarmi da lui, in quanto
il Puccio Vincenzo aveva delle intenzioni contro Totò Riina e i suoi alleati. Di conseguenza, siccome il fratello, il Mannoia Francesco, era vicino al Puccio, di conseguenza anche Agostino sapeva del complotto, quindi di stare attento ad Agostino. Agostino era un componente del nostro gruppo, quindi facevamo vita assieme, eravamo sempre assieme. Mi è stato detto quindi tramite mio cugino Gregorio di stare attento, in quanto c'era Puccio che era andato via di testa, e di stare attento ai movimenti che faceva il marino Mannoia Agostino. Di tutto ciò, dopo la scomparsa di... E mi dicono anche che sarei stato convocato dallo zio, perché a Totò Riina noi lo chiamavamo affettuosamente lo zio, che poi sarei stato convocato da Totò Riina, io e da altre persone, ci faceva conoscere bene un po' la situazione. Dopo la scomparsa di Marino Mannoia Agostino, sono stato convocato da Totò Riina. L'appuntamento ci è arrivato da Lucchese Giuseppe tramite Ciccio Tagliavia, e ci ha mandato un appuntamento in via Regione Siciliana. L'appuntamento si è fatto trovare Mimmo Ganci, uomo d'onore della famiglia Noce, figlio di Faluzzo Ganci, di Raffaele Ganci, detto Faluzzo. Si è fatto trovare in questo appuntamento in via Regione Siciliana vicino Villa Serena. In questo appuntamento ci siamo recati io, Graviano Giuseppe, Graviano Benedetto, Francesco Tagliavia e Renzino Tinirello. Arrivati in questo appuntamento, io e il Graviano Giuseppe abbiamo posteggiato la nostra macchina all'interno di Villa Serena. Ci sta il parcheggio delle auto, abbiamo posteggiato la macchina là. Siamo saliti in macchina con Mimmo Ganci, mentre gli altri due, ossia gli altri tre, Graviano Benedetto, Renzino Tinirello e Ciccio Tagliavia ci sono venuti dietro con la loro macchina. In linea di aria abbiamo percorso stradine vicino Villa Serena, a livello un 500 metri in linea d'aria da Villa Serena. Ci siamo recati in una villetta. Questa villetta era adiacente alla strada, era internata dalla parte però della circonvallazione. Dall'interno ci hanno aperto il cancello, era un cancello elettrico alla sbarre. Siamo entrati a piedi perché abbiamo posteggiato le auto fuori. All'interno di questa villetta ci stavano degli alberi, delle aiuole, e ci stavano uno spazio che si potevano posteggiare due o tre macchine all'interno di questa villetta. Subito appena entrati mi ricordo che ci siamo diretti in una scala a chiocciola in ferro. Salendo questa scala a chiocciola, appena arrivati si entrava in un salotto, c'era tipo un salotto, c'era un divano, un tavolinetto basso, un divano, e delle sedie erano state messe appositamente per far sedere chi veniva. Lì abbiamo incontrato Giuseppe Lucchese, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Totò Riina, Salvatore Cangemi, Nino Madonia, Angelo La Barbera e Raffaele Ganci. Li abbiamo trovati là sul posto, ci siamo accomodati le persone che poco fa ho indicato. Prima ci hanno presentati tutti, Totò Riina ha detto qui ci conosciamo, non ci conoscevamo, perché era la prima volta che io personalmente vedevo Totò Riina. Io non conoscevo né Totò Riina e né Angelo La Barbera. Hanno detto qui siamo tutti la stessa cosa, e è iniziato il discorso. Per primo punto Riina ha detto che Agostino Marino Mannoia era stato oppresso da Cosa Nostra, cioè era stato fatto sparire ed era opera di Cosa Nostra, anche se lo sapevo, però cioè, lo sapevo che non lo dovevo dire di questo discorso a nessuno. L'hanno fatto sapere a me e mio cugino per salvaguardare me e vedere un po', di sapermi autoregolare sull'andamento di Agostino. Di conseguenza dice è stato fatto sparire, in quanto era amico di Puccio. Puccio è un traditore, non voglio più sentire dire che Puccio sia un uomo d'onore. Di conseguenza dice Puccio deve andare eliminato. Ci dice che Puccio l'ha contro di loro, non gli vuol più bene, vuol male sia a lui che ai suoi amici, ossia i presenti. Chi parlava in questo momento? Sempre il Totò Riina. Sempre lui personalmente. Diceva che non lo voleva bene né a lui, né a Angelo La Barbera, né ai Ganci, né ai Madonia, né a Lucchese stesso. Insomma, ne ha parlato di tutto.
Mi ricordo che durante questa riunione che c'è stata, il Nino Madonia se ne andò un pochettino prima, in quanto ha detto che doveva andare a firmare, aveva l'obbligo di firma, doveva andare a firmare, e se ne andò un po' prima. Questo appuntamento è stato verso le 3:30, se non mal ricordo io, siamo arrivati nell'appuntamento con Mimmo Cangi verso le 3:30, quindi là siamo potuti arrivare verso le 16, se dice qualche cosa. Poi il Totolina mi disse, diciamo, che a un momento noi siamo anche imparentati, perché una mia cugina, Marchese Vincenza, si è sposata, era fidanzata e poi sposata con Leo Luca Bagarella, quindi ha detto siamo un po' parenti, e mi ha dato poi l'incarico, infine mi ha dato l'incarico di far sapere ai miei cugini Antonino e a Giuseppe di affrettarsi ad uccidere il Puccio. E qui è finita questa riunione. Finita la riunione, dopo che ho potuto fare io il colloquio con i miei cugini, ho riferito quanto mi aveva detto il Totolina. Ho detto di affrettarsi al più presto di uccidere il Puccio Vincenzo. Come si è messo in contatto con i suoi? Ho fatto il colloquio. Io ho detto, quando ho potuto fare il colloquio, ho fatto il colloquio con i miei cugini e ho detto appunto di affrettarsi. Quindi in occasione di un colloquio. Sì. Mi ha detto di affrettarsi di eseguire questo omicidio. Mio cugino mi ha raccontato un po' l'andato della situazione, dicendo che il Puccio ce l'aveva un po' con tutti, lui se lo filava come se l'ha filato fino all'ultimo, cioè facendogli capire che stava dalla sua parte, bensì non erano le cose così. Il Puccio odiava al massimo anche Lucchese Giuseppe, in quanto negli ultimi tempi Lucchese non gli ha fatto sapere più, non gli ha fatto pervenire più niente a lui medesimo. Il Papa, se succedevano delitti o altre cose, vicende innesse al nostro mandamento, non ha fatto sapere nient'altro. Come di fatto mio cugino mi ha riferito che, dice il Puccio, dice se io appena metto piedi fuori, perché allora aveva la possibilità di uscire, non so come, alle scadenze o con qualche altra cosa, cioè appena metto piede fuori, c'è la prima cosa, dice con un colpo di fucile gli devo far saltare la testa a Lucchese Giuseppe. Poi mi ha raccontato, insomma, che completamente non voleva sapere di Totolina e di tutti loro, in quanto li giudicava dei sanguinari, facevano degli omicidi senza motivo, che se ne poteva fare a meno, non si interessavano né di lui né di persone a lui vicini, né fra i quali Leo Luca Bagarella e gli stessi Marchese, non si interessava dei loro processi, dei loro casi. Insomma, l'aveva col Puccio. Io gli riferisco cosa mi aveva detto il Totolina di affrettare sto coso, quindi vado via. E queste cose, scusi, tanto per precisare meglio, le sono state riferite da chi? Esattamente dei due sue cugine, Antonino o Marchese? Era entrambi, però più che altro parlavo con Antonino, perché Antonino è il tipo più duro dei due, perché di solito quando andava a colloquio ci veniva anche la famiglia, quindi uno impegnava la famiglia, ossia il Giuseppe, io mi regolavo con Antonino. Del fatto dell'andazzo della situazione, di come è andato poi l'omicidio, l'ho venuto a sapere, cioè l'abbiamo saputo da fuori, però poi io sono stato tratto in arresto e sono stato portato alle carceri di Trapani. Alle carceri di Trapani qui ho incontrato anche i miei cugini, Marchese e Giuseppe, e qui loro mi hanno raccontato come è andato l'andazzo della situazione. Ossia, si dovevano affrettare ad uccidere il Puccio, quindi si stava aspettando per ora per una situazione, in quanto c'era il Pippo Calò che doveva far entrare dentro le carceri una pistola. Questa pistola la doveva prendere Antonino Marchese e doveva uccidere il Puccio, però nell'istante medesimo che uccideva il Puccio, perché questo lui lo voleva fare, mi ha detto, nella sala dove fanno la socialità, una cosa del genere, doveva uccidere anche i loro alleati, quelli all'interno del carcere, che erano Greco Giuseppe, detto Minnuni, Presti Filippo Giuseppe, lo stesso Mannoia Francesco, e se interveniva durante la lite il cognato di Mannoia, ossia Cosimo Vannengo, avrebbe ucciso anche lui. Di tutto ciò poi non se ne fece più niente, in quanto il Calò fa sapere che non poté più entrare questa pistola, quindi si doveva vedere un po' la situazione. Come questa pistola
sarebbe dovuto, l'hanno detto a lei? No, no, questo è il Pippo Calò, si doveva possibilmente con qualche guardia, con qualche infermiere. Dico, questa cosa che penso io, no, non l'hanno letto completamente. Allora, qui c'è stato un tratto che il Marchese Giuseppe voleva far ragionare un po' il fratello, dicendo, insomma, vediamo, dice, io ho la possibilità, lui aveva, mi sembra, una pena definitiva intorno ai 28 anni, ha detto, vediamo un po' se lo fa qualcuno che ha qualche condanna oppure qualche processo che sicuramente prenderà l'ergascio oppure più pesante, vediamo noi di uscirne fuori, in quanto ho la possibilità, io avevo fatto lui un bel po' di carcere, faccio qualche altro anno con i benefici che ci stanno, almeno posso uscire. Ma lui è ostinato, non ne ha voluto sentire niente, come difatti un bel giorno organizza il tutto, di prima mattina sveglia anche il di Gaetano Giovanni, che questa persona è strano completamente al fatto, gli dice che si doveva uccidere il Puccio perché era andato via di testa e cose, come difatti uccide il Puccio, lo prende a colpa di padella in testa, lui mi dice completamente gli è fracassato il cranio, il cervello gli schizzava da tutte le parti, insomma mi ha raccontato un po' l'andazzo della situazione. Una volta finito era tutto sporco di sangue, e gli dice a fratello, tu c'hai ormai questa condanna definitiva, e si cambiano, c'è il cambio del pigiama. A lui si è fatto qui il rumore, lui di Gaetano chiama le guardie, corrono le guardie, insomma succede un po' di caos. Sentono il tutto, che già erano combinati Mariano Agate e il Giuseppe Madonia. Loro, sentendo il gas, avendo capito che tutto era stato fatto, fanno un cenno di fuori a un certo Locicero che io non conosco, un certo Locicero, fanno un segnale convenzionale, in quanto nel medesimo istante che si doveva uccidere il Puccio Vincenzo, si doveva uccidere anche il Puccio Piero. Puccio Piero lavorava presso il cimitero, faceva, non so, aggiustava tombe, insomma, lavorava dentro in questo cimitero. Fanno il segnale a questo Locicero, che a stavolta va a dare il via alle persone, al comando che doveva entrare andare a prendere al Puccio Piero, perché non si doveva uccidere, si doveva prendere. E a far parte di questo comando era Salvatore Madonia, Stefano Fontana, e Vincenzo Galatolo, Enzo Galatolo. Loro sono entrati subito in azione, sono arrivati al cimitero, lo dovevano prendere, però siccome c'è stata la reazione di Puccio Pietro, questo non è stato possibile, quindi gli hanno dovuto sparare. Gli hanno sparato, e questo è il tutto. Lo dovevano prendere allo scopo che il Puccio Vincenzo era stato ucciso per una lite banale, per dei contrasti che erano usciti là in una cella, quindi in uno stato di confusione e cose, il Marchese Giuseppe l'ha ucciso perché lui gli dava fastidio. Nello stesso tempo lui doveva scomparire, perché se si uccideva il fratello, proprio era un segnale, cioè si capiva benissimo che era tutto un collegamento. Appunto, cosa che non è stata fatta, e cosa che ci sono rimasti molto male i marchesi stesso, dice, sapevamo che quello si doveva prendere, dice, non ne hanno fatto niente, come difatti il processo a loro gli è andato male e hanno preso tutte e tre l'ergastolo. Mi dica, lei ha detto di non conoscere il Locicero? No. E il Puccio Pietro lo conosceva? Sì, Puccio Pietro lo conoscevo, perché abitualmente era lui quello che si incontrava con il Chiesa Giuseppe e portava tutte le ambasciate, le faceva sapere al fratello. Lui anche uomo d'onore, era uomo d'onore della famiglia di Ciaculli. Pure lui combinato, sì, era sì, il Puccio Pietro. Puccio Pietro, sì. Combinato, per usare un'espressione posta. Sì. Cioè era pure uomo d'onore. Avremmo da chiedere qualche precisazione. Sì, mi dica una cosa, di Puccio Pietro si è parlato pure in occasione di questa riunione? Come? Questa riunione, riunione c'era soltanto... Si parlò solo di Puccio Vincenzo. Puccio Vincenzo. Anche che contemporaneamente no, si poi sarebbe questo dovuto... di qua era stato tutto un fatto che si sono svolti poi i fatti di Puccio, del fratello Puccio. Vabbè, pubblico ministero. Tornando sempre a quella riunione di cui ha già parlato, nella casa dove c'era Salvatore Rina, fu detto da qualcuno in quell'occasione che l'omicidio, la scomparsa di Agostino
Marino Mannoia era strettamente collegata, sì, ai fatti che riguardavano Puccio Vincenzi. Sì, come ho riferito poco fa, il fratello di Agostino, Francesco, era stato avvicinato dal Puccio, cioè aveva le stesse intenzioni del Puccio. L'Agostino Marino Mannoia era quello che faceva sapere al Puccio medesimo, tramite il fratello e tramite lo stesso Piero Puccio, fratello del Puccio Vincenzo, tutti i movimenti che facevamo noi della famiglia, in quanto Agostino era sempre con noi, quindi faceva sapere tutti i nostri movimenti, cosa si diceva, cosa si faceva. Quindi anche era un pericolo costante con noi, e quindi una volta essendo amico del Puccio, vicino al Puccio, si è stato eliminato per questo motivo. Ma qualcuno ha parlato di questa scomparsa di Agostino Marino Mannoia come opera dei cosiddetti scappati? No, questo di qua è stata tutta una messa in scena fatta appunto ricadere gli scappati, ma bensì è stata cosa nostra, come del fatto me l'ha detto Totorina stessa che era stata opera di cosa nostra. Ho capito. E dell'esecuzione materiale di questa scomparsa di Agostino, si è trattato di una scomparsa o invece proprio di un omicidio? No, è stata una scomparsa che poi è stata dissolta nell'acido. Mi ricordo che noi eravamo da Bagnasco, è un territorio in via Fichi d'India, nei pressi di Brancaccio. Che noi noi chi? Noi, parlo io come gruppo di fuoco, il gruppo di fuoco di Ciaculli. Dovevamo uccidere una persona, un commerciante di ossa catanese, che si recava di volta in volta a Palermo in un deposito di ossa nei pressi del fiume Oreto, vicino al canale. Quindi ci eravamo recati in questo terreno. Aspettavamo che questa persona abitualmente scendesse tramite un ragazzo che io già ne ho parlato, che lavorava in questo deposito, ci faceva sapere quando arrivava questa persona per noi entrare in azione. Siccome si era fatta tardi, erano le 3:00 qualche cosa, quindi questa persona non si pensava che scendeva da Catania in quell'orario, abbiamo disdetto l'appuntamento, ci avevamo dato l'appuntamento per poi, cioè per altri giorni, ce ne stavamo andando. Quando è che ce ne stavamo andando, il lucchese Giuseppe avvicina il Marino Mannoia Agostino e gli dice che gli doveva far strada, che lo doveva accompagnare in un posto. Agostino Marino Mannoia si avvicina a me, mi dice Giovanni, mi fa un piacere, siccome io dovevo andare da Puccio Piero, davo un appuntamento con lui, gli puoi avvicinare, gli dici che io sono con il lucchese, che lo sto accompagnando in un posto. Io gli dico sì, però siccome il lucchese Giuseppe marcava stretto, cioè stava attento a tutti i movimenti che faceva Agostino, si avvicina e fa, dice, cosa voleva Agostino? Io ho detto, devo andare da Puccio ad avvisare che perdo un po' di tempo per l'appuntamento che è con te. E mi ha detto, no, non c'è di bisogno, con lui stesso, no, dice, non c'è di bisogno, tanto si sbriga presto, dice, qualche oretta, dice, poi lui stesso può andare all'appuntamento. Cioè, di fatto poi l'indomani si sente nei giornali il fatto che era scomparso. Di questo poi me ne parla sia il Graviano che il lucchese stesso, che è stato tradotto in un posto di bagheria da Giovanni Baddacidaro, una persona che è morta. È stato portato in questo posto dove là c'era Giuseppe Graviano, Nino Madonia e Salvo Madonia, e Giovanni Scaduto e Salvatore Cangemi. Insomma, queste persone, lui è stato interrogato dal lucchese, dal Madonia Antonino, è stato interrogato Agostino, ha messo... È stato interrogato, sì. Dall'Ucchese? Sì, dall'Ucchese e da Madonia, sì. Chi esattamente è Madonia? Il nome? Antonino, hanno interrogato, ha ammesso che aveva l'intenzione, le intenzioni che aveva il Puccio, insomma, che lui era alleato col Puccio, che il Puccio voleva male a tutti loro. Poi è stato strangolato e dissolto nell'acido. Quando è stato strangolato, appunto per far ricadere, dice appunto per sviare, per far ricadere la colpa agli scappati, in quanto sì, il Pucci era ancora vivo, il fratello era in carcere, per far capire a loro così, tanto che la colpa era ricaduta agli scappati, hanno imbrattato i sedili della macchina con del sangue, hanno sparato nella macchina e l'hanno parcheggiata vicino a Casteldaccia, che lui c'ha la fidanzata, aveva la fidanzata Agostino nei pressi di Casteldaccia.
è stata perseguita, tanto per far ricadere la colpa agli scappati. Dunque, questa cosa della macchina, dei colpi di pistola, del sangue, era tutta una messa in scena? Sì, sì, appunto, per far ricadere la colpa agli scappati, anche perché sì, il fratello erano tutti in vita, il Pucci e il fratello, appunto, per far capire loro. Ho capito. Senta, Drago, lei, oltre a quell'incontro di cui ha già parlato nella casa con Salvatore Rina, ne ha avuti altri? Ha avuto modo di rincontrarlo, di conoscerlo o di fare qualche cosa che gli ha ordinato lui personalmente? Cioè, di fare lui personalmente, quando facevamo gli omicidi e cose, delle volte cioè, la commissione deve sapere il tutto quando si fa un omicidio. Quindi gli omicidi che noi facevamo erano anche cose che lui sapeva, che lui ci mandava a dire tramite Lucchese Giuseppe. E altri incontri o rapporti personali? No, soltanto questo incontro io ho avuto con io personalmente, è la prima volta che l'ho incontrato e poi non l'ho incontrato più. Ricorda in che epoca è avvenuto questo incontro? È stato dopo la morte di Agostino Marino Mannoia, la scomparsa di Agostino Marino Mannoia. Ho capito. Va bene, grazie. Quindi lei l'ha conosciuto in occasione. Sì. Mi dica una cosa, lei ha... Ha avuto la sensazione di trovarsi in casa di chi? In casa di Rina? Mi ritorno io a quella riunione. Completamente no. Anche perché sì, queste persone, ognuno, cioè la prima volta che mi vedeva personalmente, anche se ero parente e cose, però non penso che si fanno degli appuntamenti dove loro per no. Ma io di fatti gli ho chiesto, lei ha avuto la sensazione di trovarsi in casa? No, completamente. Cioè che Rina fosse il padrone di casa anche lui fosse? No, fosse là arrivati, perché li ho trovati tutti seduti in questo salotto quando ho salito dalla scala. Vabbè. E allora il pubblico ministero ha finito e allora avvocato un attimo solo avvocato e poi l'ultima domanda di conclusione: se Drago è a conoscenza di altri omicidi strettamente collegati con quelli dei fratelli Puccio e della scomparsa di Agostino Marino Mannoia? Sì, ci sono stati a Bagheria Bartolomeo Scaduto, il patriarca di Bagheria Antonino Mineo, un infermiere che è stato ucciso mentre guidava la macchina ai pressi dell'autostrada, un certo Corona Matteo, queste erano tutte persone vicinissime al Pucci. Omicidi? Corona Matteo, quello che è stato ucciso lì vicino al cimitero dei Rotoli, in quei pressi. Insomma, questo io l'ho sentito dire, che era uno vicinissimo al Pucci. È stato ucciso anche Giuseppe Abate, che questo di qua era della famiglia di Rocella, del nostro mandamento, siamo stati noi stessi ad eseguire l'omicidio, insomma. Lei tutte queste cose che sta dicendo adesso? In parte le ho commesse io personalmente con altri, in parte perché si commentava che questi erano vicino a lei. No, le stavo chiedendo un'altra cosa. Lei di tutte queste cose ne ha parlato con i pubblici ministeri, con i funzionari della DIA? Sì. Sono oggetto ovviamente di altri procedimenti penali. Sì. No, vabbè, siccome sta parlando di delitti, per evitare di inviare il verbale al pubblico ministero, dico, va, già, sono cose conosciute dagli organi inquirenti. E allora, avvocato Grillo, domande da fare al... Senta, avvocato, se lei si vuole mettere un pochettino di qua, insomma non è necessario che lei rimanga al di là della... Lei può mettersi un po'... Ecco, benissimo. Così, insomma, ci vediamo. Visto che registriamo... Ecco. Vediamo l'altro, Vabbè, corre perché sì, no, facciamo la registrazione fedele di tutto quanto avviene in udienza. Vediamo se funziona questo. Io desidererei ritornare. Va bene così? Signorina, dov'è? Un attimo, avvocato, che abbiamo... Ma come era qui?
vorrei precisare per chi si trova in aula che i biglietti che io tramite alcuni giudici popolari ho inviato all'assistente giudiziario non contengono altro che la verbalizzazione riassuntiva di quello che avviene in udienza, perché facciamo la registrazione integrale che poi verrà trascritta. Ci siamo, signorina? E la registrazione di tutto quello che abbiamo finora è avvenuta? E allora? Posso, Presidente? Sì. Avvocato Grillo in difesa di Rina Salvatore. Senta, Presidente, io vorrei tornare un po' indietro e ripercorrere insieme, se possibile, la riunione che si tenne presso una villa, le parti di Villa Serena. Allora, la prima domanda che io pongo è questa. Si ricorda l'imputato a che ora si incontrò con le persone che lo vennero a rilevare per portarlo in questa villa? Ha già risposto alla domanda, sì. Ma comunque, no, vabbè, precisi, se vuole precisare. Sì. C'è un filologico. Intorno alle 16 e qualche cosa. Io ricordavo alle 15.30. 15.30 ci siamo incontrati con Mimmo Ganci. Esatto, no, quindi... infatti ho parlato di persona che è venuta a rilevarla, a prenderla per portarla. Sì. Quindi intorno alle 15.30. Sì. Beh. E a che ora siete arrivati in villa? Siamo intorno alle 16. Alle 16. Sì, sì. Ora io gradirei che lei ci mettesse nelle condizioni di meglio poter identificare questa villa, perché lei ha dato dei ragguagli. Ecco, sì. Io gradirei che lei si sforzasse ulteriormente e ci fornisse qualche altro particolare utile ai fini della individuazione anche topografica di questa villa, che lei da palermitano certamente meglio di qualsiasi altro può essere nelle condizioni di indicare. Io da palermitano, tanto per cominciare, non è un rione mio là, non è un rione che frequento. Poi ho detto in linea d'aria intorno ai 500 metri da Villa Serena, però prima che il Mimmo Ganci ci portasse questa villa ci ha fatto fare un sacco di stradine e perdere un sacco di tempo che lui solo lo sa. Ci ha fatto strade, stradine, viuzze, altre strade, insomma ha perso un sacco di tempo prima di portarci in questa villa. Ripeto a dire, quando siamo entrati in questa villa, che è una villa, forse ci sono anche delle case attaccate, io non ho fatto proprio caso a vedere questa villa. Sembra che ci stava il pian terreno e io sono subito, ci hanno portato in questa scala a chiocciola, si saliva in questa scala a chiocciola che è una scala a chiocciola in ferro, appena si usciva dalla scala a chiocciola al primo piano ci stava questo salotto dove abbiamo incontrato tutte le persone. L'esterno della villa si vedeva, ci stava il muro e poi un muro grezzo ci stava. Parlo io del muro di recinzione e poi ci stava un cancello elettrico, quando mi ricordo io, mi sembra che era di colore sul grigio ed era a barre, cioè che si vedeva dall'esterno, si vedeva all'interno. Sì, io però mi scusi, avevo posto un'altra domanda. Forse. Lei ha parlato di... Scusi. Lei poc'anzi ha detto... Scusi avvocato, è venuta la registrazione di quello che... Siamo sicuri, è vero? Sì. Lei poc'anzi ha detto, se non vado errato, che prima di giungere... Ha precisato che ci sono circa 500 metri da Villa Serena al punto in cui è ubicata la villa, sì. D'accordo. Poi però mi pare che ha anche detto che prima di giungere presso questa villa il suo accompagnatore... Le fece fare dei giri, sì. Però mi scusi, sì. Io posso capire la difficoltà nell'indicare ora a distanza di tempo, però visto che lei, pur non essendo di quel quartiere, sì. Comunque
ritengo conosca Palermo come la può conoscere un palermitano, dovrebbe essere, o meglio, potrebbe essere nelle condizioni di ritornare eventualmente sui luoghi o di dare delle notizie utili ai fini della individuazione di questa villa, perché non adesso abbiamo parlato di mura, di cancelli, cioè di tratti così generici che si appartengono al 90% delle ville che sono sparse in quelle zone. Sì, sì. Grazie. Io sono, ritornando sul posto completamente, riesco ad indovinare qual è sta villetta. No, la domanda della difesa era un po' diversa. Era questa. Lei oggi sarebbe in condizione, partendo da Villa Serena, sarebbe in condizione di portarci in questa villa o no? Girando, è la domanda che le ha fatto la direttrice. Perdendo un po' di tempo devo arrivare a questa villa, perché poi io mi sono calcolato che ci sono 500 metri di linea d'aria, in quanto la strada di ritorno è stata brevissima. Strada di ritorno, quando ci hanno andati a rilasciare nelle macchine che noi abbiamo posteggiato in via Regione Siciliana, ci siamo arrivati in 5 minuti. Penso che abbia risposto affermativamente, essendo che nelle condizioni di poter individuare. Va bene, mi riservo in proposito. Non ho nient'altro per adesso. Va bene. E allora, per adesso, ma abbiamo ultimato l'esame del... Sì, per adesso. Allora, il pubblico ministero ha da porre altra domanda. Penso che sia stato abbastanza chiaro.